Nuova puntata di Progetto New Economy, ben ritrovati. Questa volta, come vedete, non siamo in studio, siamo in esterna in occasione della terza giornata nazionale delle piccole e medie imprese. Quest'anno l'iniziativa si chiama Industriamoci e si inserisce nell'ambito della 11ª settimana della cultura d'impresa organizzata da Confindustria. A Napoli c'è il presidente nazionale delle piccole e medie imprese e oggi ci troviamo a Cercola in un'azienda aerospaziale che si chiama Marotta. Qui come vedete c'è anche una rappresentanza scolastica, i ragazzi sono venuti a vedere che cosa di fatto fabbrica questa azienda, più tardi assisteranno a delle lezioni e danno una giornata dedicata. Allora, noi abbiamo sentito tutti i partecipanti a questa importante giornata, ascoltiamoli nelle interviste che seguono. Presidente, terza giornata nazionale delle piccole e medie imprese, lo slogan è Industriamoci. Lei a Napoli, in visita a una eccellenza della nostra regione, lei ha ritrovato questo motto nel modo di fare delle piccole e medie imprese della Campania e quindi anche del Mezzogiorno d'Italia? Assolutamente sì, abbiamo sempre detto che la questione nazionale è la questione industriale. Entrare in un'azienda come questa significa capire qual è l'evoluzione dell'industria italiana, un'industria capital intensive di alto valore aggiunto che riesce a progettare prodotti di altissima eccellenza, a vendere nel mondo ed attrarre ricchezza nel paese. Un atto di riconoscenza verso questo mondo delle imprese a volte un po' disconosciuto nel paese e che invece è determinante in un paese come il nostro, che non ha materie prime e che attrae ricchezza grazie all'importanza anche delle industrie, intendendo per questa industria manifattura, del turismo, dei servizi. Oggi siamo qui in un'impresa che dimostra un'attività di eccellenza presente e una visione di futuro e siamo orgogliosi di presentarla ai giovani, ai ragazzi a cui abbiamo presentato questa idea di passione, di progetto, di voler reagire in un paese come il nostro, ancora secondo paese manifatturiero d'Europa e che potrebbe avere delle potenzialità molto più elevate se riuscisse a rimuovere i suoi vincoli a danno delle imprese. Ecco, appunto, mi collego a questa sua ultima affermazione. Qual è lo stato di salute attuale del settore delle piccole e medie imprese in Italia? Uno stato difficile, dipende dai dati previsionali che purtroppo non fanno ben sperare, in particolare per il primo semestre 2013, e quindi l'idea è la necessità di reagire all'interno delle imprese cercando di fare sempre meglio, all'esterno in termini di contesto intervenendo sui nodi di sviluppo che sono il global tax rate, il costo dell'energia, lo spread troppo elevato. Se rimuovessimo per magia questi tre handicap del paese, siamo sicuri che diventeremo il primo paese manifatturiero al mondo e questa è la sfida che chiediamo alla politica economica. Si parlava di generazioni, in effetti questa iniziativa si inserisce nell'11ª settimana della cultura d'impresa organizzata proprio da Confindustria. Come si affacciano le nuove generazioni, che sbocchi hanno in questo settore? Le nuove generazioni si affacciano, diciamo, in una logica di maggiore, come dire, conoscenza di quello che fa l'industria in questo paese e di vicinanza. L'idea delle porte aperte significa proprio questo, non solo l'orgoglio di raccontarsi ma trasferire ai giovani l'importanza, diciamo, di un processo, di un percorso che è evidente che deve avvenire anche attraverso lo sviluppo. Le imprese da sole possono fare tanto, ma questa volta da sole non ce la faremo e insieme alla politica, alle parti sociali devono costruire un percorso virtuoso di sviluppo per attrarre giovani al proprio interno e includere e non escludere e far fare del merito un elemento di valore, perché è proprio il merito, come dire, che difende anche le categorie più deboli, perché il merito è l'ascensore sociale dei bravi giovani di talento che entrando nelle imprese fanno carriera e costruiscono dei percorsi virtuosi nell'interesse loro e del paese. La giornata nazionale delle piccole e medie imprese, che si inserisce nella 11ª settimana della cultura d'impresa organizzata da Confindustria, è innanzitutto un impegno volto a far conoscere le realtà produttive che hanno creato la storia del paese ai ragazzi delle scuole. L'iniziativa è nata per aiutare nell'orientamento scolastico proprio i ragazzi delle scuole medie e in particolare gli studenti del terzo anno, ma negli anni si è allargata anche al resto della comunità, in primo piano agli insegnanti dei ragazzi e dalle loro famiglie. Sono essi infatti il punto di riferimento privilegiato nel momento della scelta del futuro da parte degli studenti. A Napoli il PMI Day si è celebrato con due incontri ai quali ha preso parte il presidente di Piccola Industria di Confindustria, Vincenzo Boccia.
L'obiettivo di questo progetto è avvicinare gli studenti alle opportunità lavorative che offre realmente il territorio e indirizzarli verso le discipline tecnico-scientifiche che più si adeguano alle odierne richieste di mercato. Il progetto PMI Day è affiancato all'iniziativa Industriamoci, promossa dal gruppo Giovani Imprenditori, in cui saranno protagoniste le scolaresche che svilupperanno un elaborato sulle aziende a loro accoppiate. I migliori lavori verranno premiati nell'ambito di una manifestazione pubblica che si terrà a maggio 2013. La giornata delle piccole e medie imprese è un evento che si svolge contemporaneamente in tutta Italia e che l'anno scorso ha coinvolto 31 aziende, 34 istituti e circa 2000 studenti. Presidente, terza giornata delle piccole e medie imprese nazionali. Qual è l'importanza di questo settore nell'economia napoletana e quali sono le sue peculiarità e anche la sua situazione? Guardi, questa giornata nazionale di Industriamoci ha messo in evidenza, noi abbiamo messo in evidenza due cose sul territorio napoletano. Prima cosa, che il livello nazionale è ben attento. Oggi abbiamo ospitato il presidente Boccia, che tenga presente che ci sono 600 aziende in tutta Italia che stanno ospitando gli istituti tecnici e gli istituti medi, e il presidente Boccia è voluto venire qui. Abbiamo avuto una serie, diciamo più di 50 aziende selezionate che si sono presentate per partecipare a questa iniziativa e abbiamo fatto toccare con mano oggi, voi ci avete accompagnato oggi, che cosa significa essere eccellenza in questo territorio. In questo territorio che abbiamo tanti di quei problemi, contestiamo una, diciamo, un'accise molto maggiore di altre regioni, alcune problematiche infrastrutturali, per una volta tanto non vogliamo soltanto protestare, ma vogliamo fare quella proposta positiva, quella protesta positiva, cioè far vedere che ci sono le eccellenze, le piccole aziende, perché il nostro comparto territoriale vive delle eccellenze che non si possono copiare. Quindi noi abbiamo un livello industriale che è piccolo ma che riesce a essere primo in alcuni campi. Oggi siamo stati prima in un'industria della pasta, qui siamo in un'industria che fa della precisione proprio per gli aerei e poi per la green economy ne fa una caratteristica. Questo è il simbolo di quello che abbiamo. Speriamo che questi eventi positivi possano, prima cosa, trasferire ai giovani quello che noi stiamo facendo e poi far capire che su un territorio con un po' più di normalità potremmo fare molto meglio. Ecco, nell'ambito della crisi economica spesso si fa un discorso di un ritorno proprio alla piccola industria, quella manifatturiera, artigianale, che fa anche un po' parte della cultura partenopea. È ancora un punto di forza? Può esserlo? Guardi, sicuramente è ancora un punto di forza, ripeto, per, diciamo, anche la giornata di oggi ce lo dice. La piccola partenopea ha sviluppato purtroppo per alcuni problemi anche una piccola nei servizi, nel terziario, molto forte. Dobbiamo unire le due cose, dobbiamo prendere quello che è il mercato, perché lei sa che noi imprenditori piccoli dobbiamo guardare il mercato e fortunatamente abbiamo i cervelli. Prima erano solo nella manifattura, adesso sono anche nei servizi, anche per la scarsità, come le dicevo prima, sia di infrastrutture e sia dei lacci e lacciuoli. Noi, tenga presente che paghiamo di energia le imprese manifatturiere un 30% in più delle altre regioni, quindi questo segnala che ci sono, c'è una vita, c'è una volontà degli imprenditori di poter fare. Tutto questo non dico che deve essere aiutato, ma dovrebbe essere normalizzato, quindi noi ci siamo, aspettiamo il resto. Industriamoci, terza giornata nazionale delle piccole e medie imprese che aprono le loro porte alle scuole. Cosa si spera nelle nuove generazioni? Diciamo che questa, come lei ha ben detto, arriva alla terza edizione ed è una giornata voluta fortemente dalla piccola industria proprio per diffondere la cultura di impresa. Oggi abbiamo visto due esempi, questo secondo sul campo metalmeccanico, ma il primo su una grande tradizione industriale del nostro territorio, che è quella della pasta, che significa in qualche maniera voler diffondere quelle che sono le pratiche delle piccole imprese, vedendo quelle che sono le caratteristiche peculiari di piccola impresa, cioè un'impresa che si fonda sugli uomini, sulla conoscenza degli uomini, sulla diffusione delle migliori pratiche artigianali e anche, diciamo, moderno, di ristrutturazione, di riconversione delle attività industriali che oggi come oggi sono diventate
un passo fondamentale per superare la crisi e per superare momenti così difficili. È ovvio che ai ragazzi nel diffondere questo tipo di culture, nel fargli conoscere quelle che sono le dinamiche di una piccola impresa, andiamo anche a insinuare quella curiosità, quella voglia di fare impresa o di partecipare a un'attività di impresa, tenendo presente che per il 90% delle probabilità, se loro un domani faranno parte di un'attività produttiva in questo territorio, o lavoreranno per o saranno una piccola struttura. Iniziativa Industriamoci, le piccole e medie imprese si aprono alle scuole, qual è l'importanza di questo gesto? Beh, diciamo che questa tradizione di aprirsi ai giovani è stata sempre portata avanti dalle grandi realtà industriali. Oggi la piccola impresa rivendica un ruolo nella società e lo vuol dimostrare non avendo nulla da nascondere, aprendo le porte, facendo visitare gli impianti, facendo capire che lavorare in una piccola impresa è una cosa bella, importante e di grande realizzazione personale. Poi bisogna capire anche che il piccolo imprenditore è una persona che è diventata tale mettendosi in gioco, quindi i ragazzi si devono mettere in gioco perché possono anche diventare essi stessi piccoli imprenditori. Quindi doppio messaggio, lavorare nelle piccole imprese è bello, diventare piccoli imprenditori è una grande sfida ma è anche una bellissima sfida. Si parla di crisi economica, nell'ambito di questo discorso però si punta, c'è un ritorno sulle piccole e medie imprese, sulle industrie manifatturiere, artigianali, quali sono le peculiarità di questo settore in Italia? Beh, diciamo che il sistema delle piccole imprese è una caratteristica italiana che ci rende unici in Europa, perché la dimensione della piccola impresa italiana è relativamente più piccola che negli altri paesi manifatturieri, soprattutto la Germania, quindi è un nostro specifico. Questo significa che la creatività imprenditoriale in Italia è molto più densa, ci sono molte più piccole imprese rispetto alla popolazione riguardo agli altri nostri competitors europei. Ciò significa che la volontà di mettersi in gioco, la capacità di inventare, di trasformare un'invenzione in industria è nel nostro DNA e questo i ragazzi lo devono capire, perché purtroppo c'è stato negli anni il mito del lavoro dipendente, mentre loro devono comprendere che possono diventare imprenditori di se stessi e diventare piccoli imprenditori. Questo è il grande messaggio che questa giornata vuol dare. Progetto Industriamoci, oggi terza giornata nazionale delle piccole e medie imprese, il presidente nazionale è qui a Napoli, ci sono delle iniziative importanti, alcune di queste hanno aperto le proprie porte alle scuole. Sì, è un evento molto importante, è stato organizzato appunto dalla piccola industria nazionale, in particolare la territoriale di Napoli ha aderito. Io come membro del consiglio direttivo sono stato investito di organizzare appunto questo evento per quanto riguarda Napoli. Hanno aderito due aziende molto importanti del territorio, due piccole e medie aziende, la fabbrica della pasta di Gragnano, appunto di Susanna Moccia, l'amica Susanna Moccia, siamo andati prima, e adesso qui alla Marotta SRL, un'azienda aerospaziale appunto di Cercola. È un evento molto importante, appunto come diceva il presidente Boccia, è un giorno di festa perché è il giorno in cui appunto viene diffusa la cultura di impresa a tutte appunto le scuole, che siano medie o appunto istituto tecnico come è capitato adesso qui all'azienda qui di Cercola. Viene diffusa la cultura di impresa, molto importante soprattutto in un momento del genere. Io adesso parlo come piccola industria, però mi sento di parlare anche come giovane industriale, una fase in cui c'è il passaggio generazionale, come diceva appunto prima il presidente, in un momento di convivenza generazionale appunto tra l'esperienza appunto dei nostri padri e il futuro appunto che è tutto nostro. Quindi a maggior ragione è importante questa iniziativa per diffondere appunto la cultura di impresa a questi giovani, che poi noi in realtà stiamo aspettando, già siamo qui e stiamo resistendo a questa crisi proprio in attesa della loro venuta per il futuro florido che auguriamo ci sarà. La Marotta SRL è un'azienda specializzata in produzione di componentistica meccanica di precisione, è presente sul mercato dal 1957. Le tecniche di produzione tradizionali sono state sostituite da processi completamente automatizzati, così da rendere sicuro e rapido il processo di produzione. L'azienda è suddivisa in area di progettazione, di produzione e di manutenzione. Tra i suoi clienti figurano imprese come Alenia, l'Agenzia Spaziale Italiana,
Alitalia, Atitec e gli osservatori astronomici di Capodimonte e di Roma. Grazie alla sua pluriennale esperienza, alle sue capacità progettuali e ai suoi strumenti e sistemi di controllo, infatti, la Marotta SRL partecipa ad importanti progetti nazionali ed internazionali. La sua azienda è stata protagonista di questa terza giornata dedicata alle piccole e medie imprese. Iniziamo raccontando che cos'è la Marotta SRL. La Marotta è un'azienda ormai storica per quanto riguarda l'industria campana. Siamo ormai alla terza generazione, ha più di 60 anni di storia, è passata attraverso tutte le evoluzioni e le crisi che questa regione ha avuto, e in questo momento noi ci occupiamo principalmente di aeronautica e di spazio, progettiamo e costruiamo, ma il settore sta diventando maturo e pertanto bisognerà preoccuparsi per il futuro, di incominciare a guardare le nuove prospettive che può offrire il mercato. La peculiarità di questa edizione è proprio quella di aprire le porte delle imprese alle scuole. Lei, dal suo punto di vista, che cosa chiede, che cosa spera nelle nuove generazioni? Essenzialmente quella cosa che ho potuto avere oggi il piacere di parlare con dei ragazzi che probabilmente hanno dei messaggi effettivamente di depressione e negativi. Questo è il momento in cui possono toccare le mani con un'azienda che si sta riprendendo, si sta rilanciando sul mercato mondiale, e far capire come questa cosa è possibile nonostante ci sia una crisi che ormai si è percepibile. I punti di forza della sua azienda, quali sono i settori verso i quali vi state affacciando e quelli nei quali invece operate da decenni? I punti di forza sono essenzialmente nella capacità di poter traguardare quello che sta succedendo, quello che sta accadendo, poterlo vedere e capire in che modo avvicinarsi alle nuove esigenze di mercato. È quello che è un punto di forza che ha consentito all'azienda di passare le tre e forse quattro generazioni. Ecco, questo si traduce in un prototipo che noi vediamo alle sue spalle. Ci racconti che cosa è, che cosa significa per voi? Questo è uno dei due prodotti che stiamo puntando per il futuro. Questo è in particolare un progetto per il microeolico urbano. Ci siamo progettati e costruito una galleria a vento che ci consentirà di sperimentare questo nuovo sistema eolico che ci auguriamo nel giro di un paio d'anni di mettere sul mercato. Rappresenta già un brevetto per l'azienda e è unico quindi come concezione ingegneristica, e puntiamo, poi vedremo cosa accadrà, ma l'importante è spingersi verso frontiere innovative, anche incognite, ma spingersi è sicuramente un fatto per noi reputato di sopravvivenza positiva. Ecco, frontiere che voi avete trovato nella green economy. Sì, assolutamente, la green economy, come tutto ormai è noto, rappresenterà per i prossimi 25-30 anni, rappresenterà sicuramente lo sbocco per non solo per l'evoluzione tecnologica ma proprio per il business, e pertanto ci sarà da lavorare in tutti i settori sia del solare che dell'eolico. Noi abbiamo un mercato piuttosto nazionale, produciamo per le industrie dell'aeronautica, dello spazio e della ricerca, essenzialmente per la ricerca. È proprio questa conoscenza nella ricerca che ci consente poi di avere la mentalità e immaginare nuovi prodotti, nuovi progetti. Quali sono i prodotti che voi vendete e a chi? Normalmente noi lavoriamo per l'industria aeronautica, quindi parte per fusoliere, carrelli di atterraggio, lavoriamo anche per il centro di ricerca aerospaziale, il CIRA di Capo, per la quale lì prendiamo il know-how per la ricerca scientifica e che poi trasferiamo su altre prodotti, su altri concetti. Lo stato di salute di questo settore qual è? Lo stato di salute di questo settore è abbastanza, diciamo, positivo, buono, se noi guardiamo in Italia quello che è lo stato di salute dell'industria italiana. Rispetto invece allo stato di salute estero, in questo momento anche il nostro settore, la ricerca aeronautica, è una falsa sofferenza. Dal presente al futuro della Marotta SRL, lei è la figlia dell'attuale titolare, c'è un progetto nuovo che vediamo esposto alle sue spalle, ce lo racconti? Al momento io mi trovo nella situazione di, oltre a subire il passaggio generazionale e quindi a tutto ciò che riguarda il nuovo modo di approcciarsi all'industria, stiamo anche cercando di differenziare il nostro settore. Stiamo passando dalla meccanica di precisione per l'aerospazio e per i settori ad altissima precisione a qualcosa che è molto più tangibile per noi, quindi, ed è anche tutto ciò che riguarda il futuro. Stiamo cercando di non solo di progettare e di costruire una pensilina o comunque un sistema che ci faccia distaccare completamente dal sistema elettrico e quindi poter ricaricare le biciclette autonomamente senza dover dipendere da un sistema generale.
scuole. Stiamo portando avanti vari progetti, alcuni più in particolare, tipo questo della pensilina, che cercheremo di proporre a tutti i comuni in Italia, ma non solo. E servirà al bike sharing e quindi a tutta questa, cercheremo anche di plasmare e di sensibilizzare le persone a questa nuova green economy, a questa nuova ecosostenibilità, al nuovo concetto di ecosostenibilità e niente, speriamo nel giro di qualche anno di riuscire a trasformare completamente l'azienda. Ecco, nello specifico come funzionerà prendere una di queste biciclette dal punto di bike sharing? Sì, ovviamente queste servono per biciclette elettriche che quindi, e il bike sharing come funziona? Le bici, il comune mette a disposizione delle biciclette elettriche per turisti e cittadini, e così che la persona può prendere la bicicletta in un certo punto della città, spostarsi, fare il giro turistico, andare per e utilizzare la bicicletta e poi lasciarla nel prossimo bike. Nel successivo, la pensilina successiva. Come funziona? La bici viene lasciata qui e con un cavo viene collegata alla pensilina, dove si trovano dei pannelli solari che ricaricano le batterie. Queste batterie hanno la capacità di caricare la bici per il tempo necessario. Quanto ci mettono a ricaricarle e quanto dura ogni carica? Ovviamente la carica dipende dal tipo di batteria che viene scelta sulla bicicletta. Attualmente la tecnologia non è proprio avanzatissima, ma si pensa che nel futuro, nel giro di pochi anni, questa tecnologia sarà rapida nel ricaricare sia le batterie della pensilina che le batterie della bicicletta. Ecco, il concetto di bike sharing è già, diciamo, presente nel nord Italia, un po' meno nel sud Italia. Secondo lei come mai? Probabilmente le persone non sono abbastanza sensibilizzate e la difficoltà proprio nel portare una bicicletta in una città, nell'utilizzare una bicicletta in una città come Napoli, a parte veramente le salite e la morfologia della città, proprio ancora non sono abbastanza pronti a un'idea del genere. Dal punto di vista istituzionale, come vedete il mondo appunto dei comuni, delle municipalità rispondere a questi progetti? Vi sentite aiutati, sostenuti? Sì, i comuni ci aiutano, ci sostengono e sono tutti predisposti a questo nuovo tipo di iniziativa. L'Europa ormai è da anni che utilizza sistemi del genere, non vedo perché noi dobbiamo restare indietro e quindi i comuni sono ben favorevoli a questo tipo di attività. Ecco, voi appunto puntate ad accedere nel mercato della green economy, come mai questa scelta? È il futuro, ormai la crisi ha colpito qualsiasi settore, tutti quanti i settori sono veramente stati devastati da questa crisi, dura ormai da parecchi anni, ma la green economy è un settore che sta nascendo adesso, sono pochi anni che si iniziano a sviluppare nuove tecnologie, e la gente inizia a ragionare anche in maniera diversa e quindi anche più predisposta a concepire un'idea del genere.